normale famiglia italiana. Mio padre, Giovanni, 43 anni, e fino a 2 anni fa era un piccolo imprenditore. Aveva un'attività commerciale che a causa della crisi, dei mancati incassi, delle tasse, è fallita, lasciandolo in un mare di debiti e senza lavoro. Mia madre si chiama Laura, anche lei ha 43 anni. Ha trovato lavoro presso un call center della mia città. Sapete come ha trovato lavoro? Gliel'ha offerto un politico della nostra città. Le ha presentato il gestore del call center in cambio di un piccolo favore: il voto per le elezioni che ci sarebbero state da lì a breve. Con quello che mia madre guadagna adesso, 500 euro al mese, riusciamo a stento a sfamarci. Avevamo anche un mutuo, ma purtroppo non siamo riusciti a pagarlo e così rischiamo di perdere la nostra unica casa. Poi c'è mio fratello Carlo, che ha 15 anni, frequenta l'istituto alberghiero e vuole diventare uno chef. Beato lui, che ancora ha dei sogni. Se vi dovessi raccontare la disperazione che io e la mia famiglia abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni, non ci sarebbero parole per descriverla. Eravamo una famiglia felice e abbiamo perso tutto. Abbiamo perso la nostra serenità, i nostri sogni, lo stare bene insieme. Vedete, per me è difficile descrivere quanto sono stato male quando vedevo mio padre uscire di casa ogni giorno con tutti i buoni propositi di trovare un lavoro per poi tornare dopo 6-8 ore con la tristezza negli occhi e la delusione sulle labbra. L'anno scorso ho abbandonato la scuola, frequentavo il liceo classico e volevo diventare un giornalista. Avrei dovuto frequentare il 5° anno, ma non me la sono sentita di lasciare la mia famiglia sola. Così, per 6 mesi mi sono adattato a ciò che mi è stato proposto, piccoli lavoretti e a volte al nero, che mi hanno permesso di non pesare sulla mia famiglia e di aiutarla. Ora, 6 mesi fa, è successo qualcosa. 6 mesi fa, la mia vita è cambiata e in questo momento mi sento molto felice e molto orgoglioso di poterlo raccontare. A luglio scorso mi sono recato presso i centri per l'impiego perché 6 mesi fa è stato approvato il reddito di cittadinanza. In quei centri per l'impiego che pensavo non servissero a nulla e che adesso funzionano grazie alla legge sul reddito di cittadinanza, mi sono iscritto come disoccupato e ho dichiarato di essere disponibile a lavorare. E poi sono stato affiancato da un operatore che ha rilevato il mio reddito e quello dei componenti della mia famiglia. Mi è stato detto che la mia famiglia aveva diritto a un'integrazione al reddito di 1.450 euro al mese, 730 per mio padre e 230 euro per mia madre che già percepiva 500 euro e altri 500 euro per me. Però avremmo percepito questo sostegno solo ad alcune condizioni e io le ho accettate volentieri perché le condizioni erano di continuare gli studi e offrire 8 ore alla settimana del mio tempo al volontariato. Ho scelto di dedicare parte del mio tempo ad insegnare ai bambini a leggere e scrivere.